Il settore aereo ha portato nuovi collegamenti, business, occupazione. Si sono costruiti mega aeroporti. Il turismo di massa ha cambiato le città. Poi è arrivato il coronavirus e il traffico aereo è passato da così a così. Un effetto domino che ha finito per travolgere interi settori economici. Sento alcuni operatori turistici a Venezia e Firenze. La ricaduta in termini di fatturato è una perdita ad oggi del 100%. La prospettiva è, come si sente dire, però io ci voglio vedere prima di dire, la prospettiva è di lavorare col mercato interno, però immagino comunque che le tariffe saranno molto più basse. La situazione è uguale per tutti, cioè non c'è più niente. Spesso lavoro col turista che viene dall'estero, insomma, da fuori. Questo è l'aeroporto di Bologna, uno dei principali del nord Italia. Arrivavano decine di voli al giorno, ma durante il lockdown si presenta così, vuoto e con diversi aerei parcheggiati. Qual è la ricaduta di questo blocco del trasporto aereo sul Marconi e sul vostro lavoro? Attualmente arriva solo un volo da Roma, siamo al 20, ne ha, direi 15-20% del lavoro. Ma quanto costa un aereo? Il listino Airbus parte da 81 milioni di dollari per velivolo. Le compagnie fanno anche contratti di leasing e un aereo fermo a terra produce una serie di costi negativi. Devono ammortizzare i costi di leasing. Più li usano, più biglietti vendono, più biglietti vendono, più rientrano dei costi. Una crescita, quella del trasporto aereo, regolata esclusivamente dal mercato, ora alle prese con l'incognita del distanziamento sociale che potrebbe mettere a rischio i bilanci delle compagnie e dell'indotto in tanti settori. Uno sviluppo che, oltre ai benefici economici, ha conseguenze sull'inquinamento acustico e atmosferico. Questi sono i video fatti dai comitati no fly che chiedono maggiori attenzioni su questi temi anche quando si parla di ingrandire gli aeroporti. Questo è il quartiere Navile di Bologna. Com'è la situazione quando è attivo l'aeroporto Marconi? Un inferno sulla terra. L'estate scorsa sono passati oltre 100 aerei quotidianamente, sia in decollo che in atterraggio sulla nostra testa, con punte anche di 120 in alcuni giorni di luglio e di agosto. È praticamente invivibile. Ma secondo il gestore aeroportuale di Napoli Capodichino, i comitati si devono rendere conto dell'importanza dell'aeroporto per il territorio. Ma trovare un equilibrio fra sostenibilità ambientale e sviluppo economico sembra ad oggi molto difficile. Ho chiamato questo servizio a terra perché ho cercato di spiegare in pochi minuti una serie di criticità in cui si trova oggi il trasporto aereo e l'indotto collegato. Faccio una premessa a che cosa è successo negli ultimi 30 anni. Negli ultimi 30 anni questo settore ha visto una crescita esponenziale, che ha aperto nuovi tipi di economie, di business, di mercato, anche di occupazione. In questo settore, negli ultimi 30 anni, sono comparse, cresciute le compagnie low cost che hanno abbassato le tariffe dei biglietti. Ma tutto questo che cosa ha comportato? Faccio un esempio di quello che è successo nelle città turistiche. Nelle città turistiche però si è assistito al fenomeno della gentrificazione, cioè i centri storici si sono svuotati di residenti e gli appartamenti sono stati dedicati ai turisti. Con il discorso dei bed and breakfast, degli affittacamere, e quindi si è assistito a questo fenomeno che comunque ha sì portato nuovi tipi di economia anche nelle città storiche, ma ha svuotato le città di residenti, tipo Venezia o Firenze. Cosa succede in pratica? Che un residente fa sempre più fatica a trovare un appartamento in affitto nella propria città, come per dire per esempio Firenze. Fa sempre più fatica a trovare un appartamento in affitto perché, gli affitti, le camere, scusate, perché gli appartamenti sono stati dedicati al settore turistico. Questo, come dicevo, anche nel servizio è un settore che è stato completamente regolato dal mercato con poco intervento pubblico. Si sono create ovviamente delle distorsioni anche a livello ambientale, di impatto ambientale sui territori. Pubblico che comunque ha incentivato le compagnie aeree ad arrivare in alcuni aeroporti, ad aprire nuovi tipi di collegamenti. Il pubblico comunque ha anche registrato un altro tipo di argomento che riguarda le zero tasse nel settore dei carburanti aerei.
Tutto questo, come spiegavo, è un settore molto complesso che riguarda vari tipi di economici, vari tipi di economie, e quindi oggi con il coronavirus tutte queste economie devono comunque rivedere i loro business, i loro modelli economici, perché da una parte c'è stata questa esplosione, questo aumento vertiginoso del mercato del trasporto aereo, però oggi con il trasporto in crisi dal coronavirus si aprono nuovi tipi di interrogativi, come per esempio quello del distanziamento sociale, che comunque renderà più difficile riempire gli aerei come si è visto, come hanno sempre fatto le compagnie low cost. Quindi tutto questo avrà una ricaduta, una cascata su tutto l'indotto. E quindi si aprono una serie di nuovi interrogativi di come sarà il trasporto aereo dopo il coronavirus. Grazie per aver visto questo video.